a tutte e tutti. E oggi diciamo ci accingiamo a parlare di un tema che per molti di noi che come vedo sono studenti e studentesse è qualcosa che affrontiamo anche tutti i giorni, che abbiamo vissuto sulla nostra pelle quando eravamo alle scuole medie, al liceo, insomma tutti i gradi dell'istruzione che abbiamo affrontato e che in realtà tocca anche la pelle di ognuno di noi. Qualcuno magari che ha finito le scuole da un pezzo se lo ricorda quando era un pochino diciamo più piccolo. Diciamo che l'educazione sessuale appunto è un tema che da sempre è molto trascurato in Italia, non se ne parla diciamo abbastanza, non se ne parla nella maniera giusta. Qualche volta riguardo temi magari che possono risultare controversi, ma che non si tratta mai con abbastanza lungimiranza e approfondimento nel dibattito pubblico, come che ne so, l'aborto, oppure la questione della sessualità, la questione demografica, ritorna in qualche modo questa chimera del migliorare l'educazione sessuale, ma poi non si riesce mai a parlare approfonditamente di come dovrebbe essere un'educazione sessuale e all'affettività e alle differenze. Appunto, alcuni di noi in Italia addirittura hanno sperimentato un passaggio diciamo attraverso le scuole in cui non hanno avuto alcun tipo di educazione sessuale, affettiva, alle differenze, alle relazioni. Alcuni di noi magari ce l'hanno avuto a tratti e sicuramente uno dei problemi che possiamo rilevare è che non solo è incompleta, che non si parla abbastanza magari di educazione al piacere, ma solo magari di prevenzione, neanche per dire in maniera approfondita, ma magari abbiamo sperimentato differenze di trattamento a seconda di qual era il nostro orientamento sessuale, il nostro genere. Per esempio ci sono ancora moltissimi stereotipi sessisti su diciamo come si dovrebbero approcciare i giovani e le giovani al mondo della sessualità, che diciamo inficiano quella che dovrebbe essere un'educazione sessuale aperta e appunto egualitaria, che sessista per tutte e tutti. Allo stesso modo molto probabilmente non si sarà mai sentito parlare di qualcosa di diverso da una relazione, un rapporto sessuale, appunto, o una, appunto, una relazione affettiva tra un uomo e una donna, quindi solamente in un'ottica diciamo eterosessuale in cui l'eterosessualità è la norma, e non si riesce mai a parlare di altre differenze, altre esperienze per quello che riguarda l'orientamento sessuale, ma anche l'identità di genere. Quanti di noi hanno sentito parlare magari di transessualità, di sentirsi fuori dal binarismo di genere a scuola? Questi sono diciamo tutti i temi che hanno influenzato diciamo la nostra vita, che abbiamo sentito sulla nostra pelle. Allo stesso tempo noi crediamo che l'istruzione sia il luogo dove noi non solo impariamo a conoscere noi stessi e quindi dove ci creiamo diciamo una coscienza su quello che siamo, ma dove anche impariamo a capire e a relazionarci con gli altri, a costruire le relazioni. E se noi non abbiamo un modello di relazione sana basato per esempio sul consenso, basato sul consenso, sul rispetto reciproco, sull'accoglienza e la conoscenza delle differenze, la situazione non potrà mai cambiare. Quindi noi crediamo allo stesso tempo che l'educazione all'affettività e alla sessualità sia veramente la chiave per riuscire a rivoluzionare come le giovani generazioni pensano a loro stessi e ai rapporti che intessono nella società. E quindi è ancora più necessario parlarne. Oggi ne parliamo con diciamo, le nostre relatrici, la sessuologa e psicoterapeuta Antonella Palmitesta, esatto, presidente nazionale dell'associazione Nudi, che oggi è qui con noi, e anche con la militante e membro dell'esecutivo di Rete della Conoscenza, Arianna Petrosino. E appunto diciamo che vorremmo iniziare questo dibattito su diciamo un'impronta abbastanza esperienziale, quindi io vi chiederei, secondo la vostra esperienza di diciamo militanti, studentesse nella politica, ma anche come appunto dal punto di vista professionale come psicoterapeuta eccetera, qual è stata la vostra esperienza nel mondo dell'istruzione con l'educazione sessuale all'affettività? Quindi quali sono state le criticità che avete incontrato parlando con studenti e studentesse, studentesse e studenti, scusatemi, il non binarismo è bello, quindi ogni tanto fa così. E appunto quali sono state le criticità che avete notato, i nodi, le pratiche invece positive, magari gli spunti che avete raccolto negli anni secondo la vostra esperienza e la vostra anche
nel caso di Antonella, la vostra competenza professionale, appunto. Quindi insomma lascerei la parola a voi. Non so chi vuole iniziare. Antonella? Arianna? Voi magari? No, nel senso, innanzitutto grazie per l'invito, sono felice perché abbiamo, diciamo, due ore piene in tutto che parliamo di sesso, quindi è un qualcosa di bello, visto che è difficile solitamente che avviene. Quindi iniziamo con questo incontro e dopo ci sarà anche il salotto erotico, per cui possiamo tranquillamente unire le cose, va benissimo. Vorrei fare un qualcosa di interattivo, quindi non mi fate stare qua a fare la maestra, che non mi piace, già che sto qua a un altro livello sto scomoda, per cui cercate di farmi anche delle domande. Parto da me, ma parto da me proprio ricordandomi: in quinta elementare sono stata tra le poche fortunate che mi hanno fatto fare educazione sessuale. Tra l'altro, allora io ho 32 anni, sono vecchia, quindi parliamo di 22 anni fa. Addirittura ci voleva il consenso dei genitori, e ricordo ancora che la mia migliore amica, che faceva parte dei neocatecumenali, ad oggi non lo è più, i suoi genitori li firmarono: non puoi farlo, perché non si ha mai parlare di sesso, è qualcosa di sporco. L'unica cosa che devo dire mi ha agevolata, e sono contenta di averlo fatto, è che quando ho avuto il ciclo all'età di 11 anni io sapevo, perché qualcuno me l'aveva spiegato. Ricordo quel giorno che sono andata tranquillamente da mia mamma e gli ho detto: mamma, ho il ciclo, oltre ad avere uno schiaffo, perché al sud porta fortuna questa cosa di dar lo schiaffo, anzi sono stata fortunata perché qualcuno prima di me addirittura si faceva la cena, una festa, perché eri diventata tra virgolette signorina. Quindi immaginate che una persona con la disforia, che cosa sia mai pure la festa per ricordare un qualcosa che non è suo. Però ricordo anche con amarezza che, oltre a parlarmi di mestruo e riproduzione, naturalmente riproduzione, cioè quella proprio che qualcuno brutalmente chiama naturale, quindi questo termine che è un obbrobrio, non mi hanno parlato di nulla. Quindi poi, andando avanti, iniziando a studiare seriamente, ho capito che lì quell'educazione che mi hanno fatto in circa una settimana hanno ucciso tutto quello che è stato il movimento femminista, perché la rivendicazione del piacere non c'era, mi hanno parlato di tutto tranne che di piacere. Per cui ad oggi innanzitutto sappiamo che, a causa di questa fantomatica teoria genere, che non è che ve lo sto a dire io, non esiste, no? Sappiamo benissimo che ci sono gli studi di genere, bla bla bla, è difficile entrare nella scuola, sia per questo e sia perché io ho avuto delle resistenze. Ad esempio, avevamo dei soldi, che tra l'altro erano soldi che avevamo avuto noi tramite una questione che riguarda la prevenzione delle patologie sessualmente trasmittibili, tra cui, se volete, poi abbiamo sia dei profilattici che dei volantini che spiegano sulle infezioni, ve li possiamo lasciare. Avevamo questi fondi e sono andata in questo liceo, e anche lì mi hanno chiesto di parlare di affettività, cioè il sesso come si fa paura. A un certo punto, alla mia frase: ma non solo l'uomo, ma anche ad esempio una donna dovrebbe sapere che è importante proteggersi, quindi banalmente portare il profilattico in borsa, sapere che esistono anche altri metodi contraccettivi, poiché l'unico orientamento non è l'eterosessualità, mi hanno detto: sì, vabbè, dottoressa, lei è troppo avanti, cioè non va bene. Quindi siamo a questi livelli, cioè magari ero avanti sì, perché prevenivo delle infezioni fino ad arrivare a delle patologie. A chi è rivolta l'educazione alle emozioni e alla sessualità? A parer mio non soltanto ai ragazzi, ma è rivolta anche ai docenti e anche a monte, a chi va a fare educazione sessuale nelle scuole, perché non è che sei psicologo e quindi vai, no, ci deve essere una formazione adeguata, oltre che devi essere tu il primo ad aver lavorato sulla sessualità. Immaginate che a me qualcuno mi ha dato una laurea, ma non scopo, ho problemi col mio corpo. Banalmente è un qualcosa che mi fa quasi paura, mi fa vergogna, perché vengo da una famiglia credente, bigotta e quant'altro. E solo parlare di sesso mi inibisce, quindi immaginate il messaggio che posso far arrivare ai ragazzi che magari già sono nella confusione, che hanno domande. Quindi già la formazione, anche perché spesso ci soffermiamo sui docenti e sui ragazzi, ma chi va a fare formazione è veramente preparato, è adeguatamente preparato. Quindi è questo. La formazione per me dovrebbe partire da quello che è il piacere col tuo corpo.
esempio, parliamo subito di orientamento, identità di genere e l'autorotismo. Cioè, come posso io andare a spiegare come è corretto, come è positivo, ecco, parliamo di psicologia positiva, entrare in relazione con un altro corpo se magari ho di fronte una persona che non si è mai conosciuto o conosciuta? Perché tra i ragazzi è molto più esplicito, perché anche i genitali sono protuberanze esterne, quindi c'è un contatto diretto. Ma tra donne vi assicuro ci sono donne che arrivano a 40-50 anni e non si sono mai toccate, che magari in terapia poi dicono sì, ok, ci si tocca, cioè l'orgasmo è una cosa importante. Perché su questo? Perché immaginate, no? Se banalmente io non conosco una qualsiasi parte del mio corpo, come posso dire alla persona con cui sono in relazione quella parte mi piace, quella parte non mi piace? Oltre al fatto che dietro l'orgasmo c'è tutto il mio mondo psicologico, familiare, come sto col mio corpo, la distinzione tra eccitazione e orgasmo, che in tanti, credetemi, non lo sanno, fino ad arrivare anche a una masturbazione condivisa, che è molto intima. Quindi io parto solitamente da questo, fino a poi spiegare tutti quelli che sono gli orientamenti, perché non è che si fa parlare soltanto di eterosessualità, spiegare che gli orientamenti in natura sono tre, che esiste la varianza di genere. Perché è importante far questo? Poiché sappiamo benissimo che siamo in una società eterosessista, dove erroneamente si dice ok, l'eterosessualità è la norma. Quindi immaginate una persona che sta scoprendo, se io sto scoprendo di essere innamorata dell'amichetta accanto a me e la società mi continua a mandare degli stimoli che dice che la normalità è soltanto uomo-donna, come me la vivo? O i docenti, come devono essere formati su questo? Abbiamo ancora docenti che dicono che bisogna chiamare lo psicologo per riparare la persona omosessuale. Abbiamo ancora docenti che dicono no, non esiste che tu sei biologicamente maschio ma ti senti donna o viceversa. Quindi formarli anche su quella che è la conseguenza in queste situazioni, ad esempio della gita scolastica, che se abbiamo di fronte un N2F è corretto che dorme con un'amica, è corretto che va nel bagno delle donne. Cioè io sento ancora cosa, sì vabbè, ma che cosa dicono i genitori, ma non esiste, lui pensa questo, ma se io mi sento Napoleone non è che domani divento Napoleone. Quindi siamo ancora in queste circostanze. E un'ultima cosa, e poi magari vediamo un attimo come volete evolvere il dibattito. È importante, oltre l'intervento di classe, dà spazio a degli interventi individuali. Ma non che sta là lo psicologo, se volete c'è lo psicologo, andate. No, è lo psicologo che va incontro ai ragazzi. Banalmente io con la scusa di andare a parlare di un questionario per vedere l'attrazione che vi è, la fantasia dell'immaginario erotico di persone che dicono di essere eterosessuali, veramente magari lo sono, però hanno un immaginario omosessuale, se frequenti o meno, con questa scusa di questo questionario che mi è servito per la ricerca, ho preso l'ora a parlare di quella che è la varianza di genere, di quello che è l'orientamento sessuale, e dire guardate, se volete avete questo spazio. E se questo spazio non era contemplato, ancora andavo io a chiamare ragazzi, cioè non è che sto là a far la presenza, non è così. E anche a livello clinico, agli stessi docenti, perché vi ripeto, se io sono un insegnante e io ho problemi con la persona con cui sono in relazione, come posso dirti tranquillo, tranquilla, vivi la tua sessualità, non è un problema? Cioè, perché ho io stessa in primis la resistenza, come posso andare a fare educazione sessuale o essere aperta a quello che è il sesso? Perché di sesso tutti ne parlano, ma poi vediamo un attimo, no? Se effettivamente è ancora un tabù, ancora fa paura, quando poi sappiamo benissimo che è la cosa più normale del mondo. Quindi io concludo il mio dibattito con una frase molto simpatica che uso spesso, ovvero non importa con chi vai, importa con chi vieni. Quindi ribadiamo l'importanza. Sente, sì. Io penso che come tanti di voi, di noi, non ho mai fatto invece educazione sessuale a scuola, né alle elementari, né alle medie, né tantomeno alle superiori. Invece sia alle elementari sia alle medie che alle superiori ho avuto un'ora obbligatoria di educazione di religione cattolica. Già qua, diciamo, forse c'è un primo tema. Quale spazio ci può essere oggi per un approccio serio come quello che descriveva ora Antonella all'educazione
sessuale, all'affettività e al piacere all'interno delle scuole, laddove invece l'ingerenza della Chiesa è effettivamente qualcosa che è davvero, diciamo, importante a livello proprio di importanza, scusate il gioco di parole, che si dà a questa cosa. È davvero complesso poi andare, no, a scardinare una serie di cose se poi quegli spazi sono occupati da chi invece a volte tende proprio a insegnarti che di una serie di cose non solo è bene non parlare, ma è bene non farle. E quindi forse questo, diciamo, è un primo tema, vale a dire di che cosa si parla a scuola e di che cosa invece non si parla all'interno della scuola. E si lega, a mio parere, tanto ad un altro tema, vale a dire il rapporto che intercorre fra la dimensione privata e la dimensione pubblica, dove la dimensione pubblica è proprio quella della scuola e la dimensione privata è quella della famiglia. Il sesso, l'affettività, tutto lo spettro relazionale sono una serie di cose che si pensa ancora oggi debbano afferire esclusivamente ad una dimensione privata, nella quale spesso invece non vengono affrontate. All'interno invece della dimensione pubblica, della scuola, ma in realtà anche dell'università spesso, ci sono una serie di cose di cui non si deve parlare, una serie di tabù che ancora oggi, diciamo nel 2018, continuano a persistere. Questa roba non è una cosa che si verifica solo nei confronti della dirigenza delle scuole, perché ci sta tutto anche un apparato ideologico-culturale che non ha fatto altro che reiterare quest'idea. Per fare un esempio semplicissimo, quando ero in terzo superiore, quando ci candidammo alla rappresentanza di istituto, uno dei punti del programma era quello di mettere dei distributori di preservativi gratuiti all'interno della scuola. Quando facemmo sta proposta, la platea di studenti scoppiò in una risata incredibile, perché sembrava fuori dal mondo, no? L'idea di dover mettere, l'idea di proporre la contraccezione gratuita a scuola. Perché che cosa ce ne frega a scuola di fare sta roba? Perché il sesso, perché quello che vuoi fare non c'entra niente con la scuola. Probabilmente questo è uno dei primi temi da scardinare, vale a dire che invece proprio in una dimensione pubblica, proprio in una dimensione nella quale ci si incontra, è bene parlare di una serie di cose, perché se no che succede? Se no succede che chi ha magari una famiglia un po' più aperta oppure un giro di conoscenze un po' più aperto, forse qualcosa in più riesce, su qualcosa in più riesce a confrontarsi. Se no, una serie di robe magari o le scopri da solo oppure non avrei mai la possibilità, ma neanche la spinta a parlarne con altri, quando invece questo non significa che non ce ne sia il bisogno. Ad oggi la scuola italiana spesso non riconosce proprio i bisogni, anche diciamo al di là di quelli più strettamente legati all'acquisto di libri e robe del genere, non riconosce i bisogni che uno studente o una studentessa hanno, che sono anche il bisogno di confrontarsi su alcune cose che si afferiscono alla dimensione personale, però la dimensione personale e quella collettiva, diciamo, sono estremamente, estremamente legate. Tutto questo è legato ad un modello anche appunto che vediamo tanto riprodursi nella scuola quanto nell'università, che deriva direttamente dal modello dominante, che è quello del patriarcato. Il fatto che ad oggi nella scuola non esista spesso un confronto paritetico fra gli studenti e i docenti, ma ci sia un confronto estremamente frontale, il fatto che di una serie di cose, a prescindere ora dall'educazione sessuale, ma anche rispetto ai saperi di genere, spesso sia difficilissimo sfondare il muro perché tu che sei studente non puoi influire nelle scelte didattiche, allora non puoi sollevare il tema che autrici, filosofe, scienziate non se ne studiano, ad esempio. Sinché non si scardina anche questa cosa, diventa davvero complesso riuscire a costruire anche un luogo sicuro in cui parlare di educazione alla sessualità, in cui parlare di educazione all'affettività e al piacere. E penso che, diciamo, in questo ci sia un pezzo di lavoro davvero importante che poi va anche, diciamo, a costruire il substrato per poter poi dare spazio a tutto quello di cui parlava anche Antonella prima. Allora, ringraziamo insomma gli interventi iniziali. Appunto, l'esigenza che anche più scaturisce da questi interventi, ma sulla quale ci vogliamo anche interrogare in questa giornata, è proprio il fatto di dover dare all'educazione sessuale appunto un aspetto diverso, un aspetto che da una parte renda il sesso per quello che è veramente, come entrambe le relatrici dicevano, non è appunto un tabù, non è un qualcosa di cui vergognarsi, e soprattutto il sesso è ad oggi qualcosa di cui noi sentiamo parlare continuamente,
a cui, diciamo, attorno a cui sembra che magari tutto ruoti, di cui però non si riesce mai a parlare veramente, mai a parlare come di qualcosa che ci riguarda, come di qualcosa che è veramente normale, parte della vita. E quindi scardinare il tabù significa anche appunto portare quello che è la sessualità, l'affettività, questo tipo di cose da un ambito rigidamente privato, rigidamente anche dal punto di vista dell'educazione sessuale, come si ricordava, anche magari in mano a alle famiglie, a persone che magari spesso non hanno la contezza e la lucidità, la voglia di appunto dare le conoscenze e introdurre i ragazzi alla conoscenza di se stessi di cui avrebbero bisogno. E un altro tema è assolutamente invece quello di scardinare l'idea che il sesso sia necessariamente legato alla riproduzione, ma quindi dare il via a un'educazione al piacere, dare il via a un'esplorazione di se stessi e un'esplorazione della propria sessualità e dell'affettività liberi da schemi patriarcali ed eterosessisti. Appunto per questo, diciamo, una delle proposte che abbiamo fatto anche come rete della conoscenza negli anni è stato ad esempio questo opuscolo sull'educazione sessuale, in cui si parla però di tante cose, da sicuramente la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili ai tanti tipi di orientamenti sessuali che possono esserci, alla transizione di genere, all'interruzione volontaria di gravidanza, quella che è l'autoerotismo e la masturbazione, un altro tema importantissimo per imparare a conoscere noi stessi. Quindi, insomma, questo è un progetto che cerca appunto di dare un altro aspetto, un'altra visione, scusatemi, dell'educazione sessuale, e questo, come si ricordava, è qualcosa che, come tanti altri discorsi, sono stati fortemente osteggiati nelle scuole, ma anche come tematica in generale nelle università, perché il punto è che le università e le scuole, come spesso si sente dire, ma è assolutamente vero, sono lo specchio della società che ci circonda. Quindi i rapporti di potere patriarcali, paternalistici, che vorrebbero imporre una certa visione del sesso, che vorrebbero ridurre appunto la sessualità a una questione privata e vorrebbero anche incanalarla secondo norme molto ben precise, sono le stesse che poi determinano l'approccio a questa tematica, se esiste, all'interno di scuole e università. E ci sono state infatti molte resistenze nei collegi d'istituto in cui abbiamo presentato questo progetto, come ce ne sono stati per esempio in tante altre tematiche che portiamo nel mondo dell'università, sul doppio libretto, sul centro antiviolenza, eccetera. Io vorrei fare una domanda ad Antonella, che, diciamo, la investe, diciamo, nella sua figura professionale più da vicino, e poi lascerei assolutamente lo spazio alle domande, perché, come si ricordava, vuole essere un dibattito non appunto didattico, ma il più possibile partecipato. E volevo chiedere, dato che comunque si parla molto anche di educazione alle differenze, a una sessualità che parta appunto anche dalla relazione, dalla cura di se stesso e dell'altro, dalla scoperta di sé, ma anche quindi conseguentemente di una relazione, di una educazione, una relazione, un'affettività che non sia appunto patriarcale, sessista, ma che metta le persone sullo stesso piano, e sullo stesso piano nel scoprire il proprio piacere, la propria sessualità e la propria affettività. Ci sono, oltre che appunto parlare di queste tematiche che è già importante, delle modalità particolarmente innovative per quanto riguarda l'educazione all'affettività e alla sessualità, magari interattive, con le quali si possono mettere in gioco su questo tema i ragazzi, anche magari in altre nazioni che non siano l'Italia, che appunto è molto restia a sperimentare su questi temi, però diciamo delle modalità in cui in maniera non didattica, perché semplicemente non è la maniera per riprodurre magari determinati tipi di dinamiche, in cui si può educare a una relazione rispettosa, sana e magari aperta al piacere, all'ascolto e anche non sessista in questo caso. Senza che andiamo a richiamare le altre nazioni, qua sappiamo benissimo tutto il caos che è successo quando la collega Antonella Montano ha provato, no, a fare il gioco delle differenze, lo sapete, no? Semplicemente aveva detto ai bambini, cioè ve la banalizzo, qui ci sono dei giochi, tipo, che ne so, il vestito sia del principe che della principessa, scegliete, al di là, cioè, ha ignorato che di fronte ci fossero bimbi o bimbe, cioè, quindi potete mascherarvi come volete. E da qui poi è successo tutto il caos, no? È come se si voglia. Io sono molto favorevole a attività come il Cineforum, quindi portando anche film a tematica omosessuale o sulla disforia, o ad esempio promuovendo dei giochi di ruolo,
quindi facendo sperimentare proprio i ragazzi, anche lì, cioè, a me non piace andare e mettermi a parlare, mi piace proprio farli vivere a loro, no? Il disagio, se c'è il disagio anche della discriminazione. C'è un'altra cosa, vorrei ricordarmi il termine giusto, aspetta che chiamo la nostra Liliana. Ricordami come si chiama quell'esperienza che abbiamo fatto anche a Piazza di Spagna, il teatro dell'oppresso? Sì. Ok, tipo la tecnica del teatro dell'oppresso, sapete che cos'è? No. Ok, con lei abbiamo fatto questo progetto, è una nostra attrice. Noi siamo andati a Piazza di Spagna un giorno, perché giustamente, come dicevi tu, quello che succede nella società è un po' lo specchio di quello che succede anche a scuola. E c'era una coppia di due donne che all'improvviso hanno iniziato ad avvicinarsi, a baciarsi, e c'era un'altra ragazza che era sempre con noi che ha iniziato a inveire contro, che schifo, che non ci sono i bambini, non si fa, per vedere quelli che erano gli atteggiamenti intorno. O qualcosa di simile lo si può fare a scuola. Come? Si riproduce questa cosa e chi sta lì dice: ok, vieni un attimo, mettiti nei panni di chi è oppresso in quel momento e dimmi quello che provi. Cioè, è far provare quella che può essere una discriminazione, una differenza, in modo da cercare da diminuire quello che è lo stigma interiorizzato sull'omosessualità, ad esempio. Quindi io sono molto per farli sperimentare, far fare anche, tipo, faccio fare dei gruppi e all'interno scelgono un tema e ci lavorano. È un po' questo. Se mi chiedi delle tecniche specifiche, anzi, se ne sai qualcuna all'estero, c'è, consiglia, c'è, ma perché alcune volte pensiamo che sono così avanti, ma poi alcune circostanze così avanti non sono. C'è da dire anche questo, per cui. Allora, c'è molto tempo, diciamo, a disposizione se volete per qualche domanda. C'è qualcuno che vuole intervenire? Bene, ok. Francesco. Vai, è uguale. Se si sente. No. Una domanda anche diretta un attimo a Antonella, mi senti? Ma rispetto al fatto che... Come ti chiami? Francesco, perdonami. Per provare a fare anche uno scatto rispetto alle discussioni che abbiamo fatto finora, rispetto al fatto dell'educazione sessuale all'interno delle scuole, delle università, io penso essenzialmente all'interno delle scuole, per quanto riguarda tanto la prevenzione e quindi i meccanismi di contraccezione, l'insegnamento rispetto alle malattie, quanto rispetto al conoscere il proprio corpo, il tema dell'autoerotismo e via discorrendo, l'importanza del piacere dell'orgasmo sia fondamentale. Quello che io penso da un certo punto è che l'educazione sessuale in parte monca se non è accompagnata da un'educazione alle relazioni. Il tema è, cioè, è importante conoscere il proprio corpo, come si raggiunge un orgasmo, cioè anche posto che poi non si insegna come, quali sono le malattie sessualmente trasmissibili, i meccanismi di contraccezione, poi però se non si insomma, insegna in un certo senso alle persone a come si sta all'interno di una relazione, di qualsiasi livello esso sia, una relazione di livello sentimentale, una relazione amicale, una relazione di gruppo quando si parla, e come si fa a non evitare atteggiamenti macisti, paternalisti, prevaricatori, sopradeterminanti nei confronti di altre persone, il nostro obiettivo, tra virgolette, è anche un po' monco. Quindi la mia domanda rispetto a questo è: quanto, tanto nella tua esperienza, quanto rispetto a quello che sai, si fa rispetto all'educazione, alle relazioni, che a mio parere deve essere necessariamente affiancata all'educazione sessuale, perché se so come si mette in preservativo va bene, ma se non so come comportarmi rispetto alla mia compagna, al mio compagno, che continua ad avere degli atteggiamenti macisti, in un certo senso a mio parere monca. Come si fa, se si fa, all'interno delle scuole? Io penso soprattutto scuole di, cioè, partendo banalmente dalle scuole elementari, asilo, le scuole medie, quando insomma il soggetto, l'individuo inizia a entrare nelle relazioni con gli amici, gli amichetti, eccetera, e via discorrendo, se si fa, se hai mai avuto esperienza, o se sa in generale se esiste un discorso pubblico, accademico all'interno del mondo che tu conosci rispetto a queste cose, perché
educazione sessuale veniva detto da Arianna, da Susanna, anche da te, se ne fa poca, però in ogni caso dei casi si salvano all'interno delle scuole, esistono delle rare sperimentazioni di educazione sessuale, di educazione alle relazioni, personalmente io non ho mai sentito parlare, quindi mi interrogo anche tanto su come si fa a educare le persone a relazionarsi in maniera sana e rispettosa rispetto all'altro o l'altra. Non so se si è capito. No, no, anzi, grazie, perché veramente apri un portone su questa cosa. Sarebbe fantastico. Ma magari, però, guarda, io ricordo un'esperienza che ho fatto in una quinta elementare, dove ho sperimentato il gioco del sorriso, che era un qualcosa di, in realtà, sulle differenze, e partì dal racconto della fiaba del brutto anatroccolo. E io sono rimasta traumatizzata da questa cosa, che i bambini, più che andare dall'amichetto a giocare il pomeriggio, preferivano stare alla PlayStation. Quindi già là, ad oggi, in una tecnologia dove c'è internet, la relazione viene sempre meno. Io sono convinta che da qui a 10 anni i sensi che si useranno saranno veramente l'udito e la vista. Stiamo perdendo l'olfatto e il tatto, cioè siamo, e questa cosa io ho il terrore, perché non c'è proprio la relazione. Ma perché? Perché non c'è la relazione con me stesso. Ora, il massimo della relazione dell'altruismo, lo sapete cos'è? Il like su Facebook. Cioè, io veramente incomincio a pensare questo, ed è pesante. Quando ti parlo di masturbazione, o meglio di autoerotismo, è che se io mi rispetto, mi conosco, mi amo, che può sembrare una cosa egoista, in realtà è una forma di altruismo. Perché soltanto se mi amo e sono in una relazione sana con me stessa, posso essere in una relazione sana con l'altro. Altrimenti qual è il rischio? Che andiamo incontro a quella che è la malattia del secolo, perché non è soltanto il tumore la malattia del secolo, quella è fisica. C'è un qualcosa di psicologico, ovvero la dipendenza affettiva. La maggior parte delle relazioni ad oggi non sono relazioni sane, sono dipendenze. Io esisto perché esisti tu. E questa cosa è tremenda, fa davvero paura. Quindi anche andare a scardinare, appunto, tramite quello che tu dici, il lavorare sul possibile dipendenza, se promuoviamo una relazione sana, prima di tutto con me, con l'altro, con l'altra, con questa relazione, è fantastico quello che tu dici, condivido pienamente, condivido pienamente. Ma magari, guarda, magari. Quindi la tua risposta è che non esistono, cioè non hai contezza di casi che esistano, di sperimentazioni, di... La mia risposta è che potremmo attivarci per farlo, ma che ti devo dire la verità, che esistono. Ma perché? Ma vai anche fuori la scuola. Quante relazioni intorno a te sane ci sono, partendo da quelle dei nostri genitori? Secondo voi quanti genitori e famiglie sono rimaste insieme perché si fa così? Perché ci sono dei figli? Io mi sono sempre chiesta, chissà se mia mamma ha avuto l'orgasmo quando mi ha messo al mondo, perché dovevo nascere così, punto. Cioè, c'è qui Delia Vaccarello che un giorno ha fatto una domanda molto interessante. Ha detto, qua ci si pone, no? Ognuno, una persona omosessuale, se ha avuto questo vissuto, si è fatta delle domande, ha avuto delle difficoltà. Chiese alla mamma d'Agedo, che è una mamma eterosessuale, ma tutti se mi posta la domanda, se magari potessi essere lesbica, perché si dà per scontato l'eterosessualità? Non abbiamo una possibile visione che dica ok, è normale, in natura sono tutti e tre gli orientamenti, ma quante donne si sposano e fanno dei figli perché deve andare così? Poi lasciamo perdere tutto il lavoro sulla maternità, perché su 10 donne forse 4 davvero l'hanno voluto. Al contrario, scusate, qui forse sarò anche di parte, ma le donne che sono omosessuali automaticamente c'è più una consapevolezza di volere un figlio, di diventare genitore. Quindi questo è... Sì, sì. Allora, appunto, c'è un'altra domanda? Vai. Forse un po' di difficile attuazione, perché chi è che sa come una relazione dovrebbe andare, nel senso ci sono forse dei punti importanti in una relazione rispetto ai valori, però il
Sì, sì, ti dico, io ho delle reazioni degli adulti, ho delle reazioni di genitori o insegnanti che vengono e mi dicono: mia figlia o la bambina si è toccata, stava scoprendo il corpo dell'altro, stava scoprendo il suo corpo. Il problema è là, perché il bambino o la bambina in modo innocente, fin dalla prima età, si tocca, sperimenta, ha l'orgasmo. Io ho visto dei video di questa bambina che davvero, guarda, è fantastico. La mamma mi dice, a un certo punto dice: mamma, mamma, il semolino, che cavolo è sto semolino? Era il filoncino duro e la bambina tranquillamente si stava sfregando sulla clitoride. Adoro, cioè, la vorrei ora, cioè mia figlia così, da metterci la firma. Per cui lì la mamma terrorizzata, che cosa è successo? È andata ad inibire quella cosa. Immaginate questa bambina, spero che troverà una brava psicoterapeuta sessuologa da grande, perché automaticamente tu mi dici che il mio piacere, il mio orgasmo non si fa, è sporco, è un qualcosa di pericoloso, è un qualcosa che ha fatto spaventare la mia mamma, e il sesso tutto deve essere tranne che spavento. Il bambino, se glielo metti a mo' di gioco, il bambino è tranquillissimo, è tranquillissimo. Qui abbiamo Michele Formisano, che poi sentirete la sua storia, la possiede pubblicamente, è un attivista F2M. E c'è stata la figlia di una nostra amica, la mamma giustamente gli ha spiegato quella che è stata la storia di Michele. La bambina, lo sapete come ha risolto? Le ha detto: mamma, ma che stai dicendo? Alla barba è un maschio, punto. Cioè manco si chiede, no, che è, che cosa. I bambini sono la normalità fatta persona, assolutamente. Anzi, io eviterei anche la storia della cicogna e quant'altro e comincerei a parlare di altro. Io vorrei invitarvi quest'altra oretta, tre quarti d'ora. Abbiamo una statrice che aprirà con delle letture erotiche e apriamo un attimo parlando appunto di sesso, quindi un qualcosa di continuativo. Se rimanete ci fa piacere. Appunto, diciamo che pregherei di venire. Se non ci sono altre domande possiamo, diciamo, dichiarare più o meno concluso il dibattito, ma c'è una domanda. Beh, venite, venite. Vai, vai, venite avanti così vi sentiamo. Si è in tempo, si è in tempo. Stavo. Ma come ti chiami? Mariangela. Mi è venuto un attimo lo spunto per questo discorso sono sui bambini, se sono sto facendo. Allora, è vero che soprattutto adesso sono un po' più liberi, c'è anche soprattutto la situazione dei bambini, però è anche vero che esplicitamente la bambina magari preso il gioco ho spiegato bene ci sta, però i bambini non hanno il senso del pudore, magari anche il senso del bene e del male, non hanno questa differenza, quindi se magari tu gli hai avuto il gioco perché gli dici che magari non è un male, se lei poi lo fa pubblicamente o fa comunque, diciamo, a smascherarsi in pubblico che fa questa sì. cosa, non si finisce poi per buttarla magari alla mercé di qualcuno che potrebbe o approfittarsene o schernirla o prenderla come grave. Ok, due, io vado di pancia e io cerco di rispondervi senza cose scientifiche e niente. Mentre parlava mi faceva venire in mente due domande che stavo ponendo, una domanda perlomeno mi stavo ponendo e l'altra ho fatto un volo pindarico su una situazione, ve la dico. Uno, personalmente la maggior parte delle volte in cui mi hanno riportato e che personalmente ho visto dei bambini che si toccano, o è nella loro stanzetta o magari a casa o a scuola, che voi mi dovete dire che ho visto dei bambini che tranquillamente fanno queste cose per strada, io non ne ho visto nemmeno uno, perché in realtà il pudore è molto interiorizzato nel bambino. Poi naturalmente se vediamo dei comportamenti strani io la mi chiederei quanto è piacere e quanto si sta cercando di scaricare l'ansia e attirare l'attenzione da parte di quel bambino, ecco lì chiediamocelo assolutamente. Posso darti del tuo? Mi è fatto venire in mente, io ho fatto questo studio e lavoro con le famiglie e gli operatori dei ragazzi con disabilità, su quella anche lì che è l'educazione sessuale, la sessualità della persona con disabilità. Sappiamo benissimo, perché ho fatto questo volo pindarico con la mia mente,
perché la persona con disabilità è vista come un eterno bambino. La stessa domanda me la fanno quei genitori. Io la dico, guarda, in modo molto tranquillo, ti avvicini e gli dici che quello che sta facendo non è sbagliato, ma lo deve fare in un contesto protetto. Anzi, io, vabbè, l'abbiamo comunque in realtà un adulto, faccio proprio preparare delle stanze con del materiale pornografico, dei manichini e quant'altro, dove tu ti puoi sperimentare. Ti insegno che è corretto farlo, ma magari in un contesto protetto. È questo, certo, là andiamo a... Ok, altre domande? Altro, ho fatto il genere anche la... Ok, possiamo iniziare? Restate con noi, possiamo anche finire prima, ma... Esatto, a proposito di passare dalla teoria alla pratica, questa è una buona occasione per fare tutta quell'educazione sessuale che non vi hanno fatto perché sei un po' clericale. E bene, quindi io direi che ringraziamo le nostre relatrici e che ci lasciamo a una serata interessantissima con questo salotto erotico.